Benvenuto su Mitico Channel a Massimiliano Chiaverone, autore del libro Com'è bella la città. Buonasera Massimiliano. Buonasera, buonasera a te, grazie per la vostra ospitalità. Allora, il sottotitolo dice Milano raccontata dai suoi protagonisti. Chi sono i protagonisti del tuo libro? I protagonisti del mio libro sono attori, autori, scrittori, architetti, designer, tanta umanità come, che racconta tante anime, mille anime che sono poi le mille anime di Milano. Milano può essere, può, viene raccontata come una città fredda, distante, in fondo fa parte un po' di quella carrellata di luoghi comuni che vengono appiccicati su qualsiasi cosa. Questi personaggi, in fondo, che vanno poi da Jeffrey Deaver a Walter City, da Michelangelo Pistoletto a Gino e Michele, da Valeria Marini a Walter City, Ottavia Piccolo, Olivia Pomodoro, insomma ne sono 52, raccontano Milano in fondo sfatando innanzitutto i luoghi comuni, cioè non è una città fredda, è una città che ti permette di provarti, di metterti alla prova, ti fa capire che forse delle possibilità le hai o non le hai, ecco, comunque puoi toccare con mano quello che sei. Quindi sfatiamo lo stereotipo della città di Milano fredda e invece scopriamo un pezzo di cuore di Milano. Tanti cuori, quante sono le strade attraverso le quali vengono condotte le tue interviste, interviste che tu hai pubblicato su Il Giorno. Sì, perché in realtà questo libro in fondo è la dimostrazione di come Milano e delle realtà che ci sono naturalmente a Milano ti possano, ti mettano alla prova e ti dicono prova, hai un'idea, proviamola, ci piace, vediamo come viene fuori. Questo libro nasce da una serie di idee, di interviste poi e quindi di una pagina che io continuo a fare per Il Giorno, una pagina domenicale ormai da 3 anni, ho pubblicato già più di 200 interviste, in cui avevo deciso di raccontare Milano a partire dalle sue strade. Ogni personaggio racconta Milano attraverso una strada a cui si sente legato, per cui mettendo insieme le interviste si ha la mappa della città, solo che è una mappa alternativa, non è una mappa fatta di strade, non è uno stradario di monumenti, di descrizioni di cose, ma è una Milano fatta di racconti, di aneddoti, di storie, di ricordi, di persone. Massimiliano, com'è bella la tua Milano e qual è la tua strada del cuore a Milano? La mia strada del cuore è via Paolo Sarpi, che è praticamente il cuore della Chinatown, dell'area cinese di Milano. Ma voglio dire questo, in realtà questo racconto di Milano a 52 voci se ne arricchisce di un'altra che è la mia, la 53esima, perché io tra un'intervista e l'altra racconto, stimolato dal racconto degli altri, anche il mio rapporto con la città, ma con due città. Milano, che è la città in cui poi mi sono formato, sono cresciuto umanamente e professionalmente, ma anche Foggia, la città da cui sono partito, in cui sono nato, in cui ho trascorso i miei primi 18 anni di vita, in cui in fondo ho cominciato a capire dove volevo andare, ho cominciato a capire quali potevano essere le mie professionalità, le mie potenzialità e dove potevo sviluppare quindi la mia professionalità. Ed è il bello forse che Foggia e Milano si sono date, si sono agganciate, si sono passate il testimone. Ho passato, ho trascorso una prima parte della mia storia a Foggia e il resto a Milano. È una piccola storia la mia, per carità, non vuole essere di esempio, di modello per nessuno, ma semplicemente può essere forse, come dire, l'esempio di qualcuno che ha voluto mettersi alla prova e ha voluto dire posso costruire qualcosa, proviamoci. E allora a Foggia, qual è la tua strada del cuore? La mia strada del cuore a Foggia è la via Celestino Galliani, che è la via dove sono cresciuto, dove sono nato, è una via che fa parte del centro storico, del nucleo storico della città ed è una via in cui sono appiccicati tanti ricordi e tanti piccoli Massimiliano. Bene, in una delle interviste, quella fatta a Mietta, Mietta dice che a Milano c'è un po' di Puglia dappertutto. Che cosa hai portato tu della Puglia a Milano? Bah, io della Puglia a Milano e forse anche di Foggia ho portato beh, il mio calore umano, il fatto che siamo in una città che gode di un clima molto bello, caldo, e in fondo un po' l'immagine del sole foggiano, di questa
pianura che è una delle grandi pianure italiane, perché quella d'Italia ha poche pianure, dopo la pianura padana viene appunto la Capitanata. Ecco, questa pianura, questa visione chiara, un po' solare delle cose, ecco, ho cercato di trasferirla a Milano. Tu manchi da Foggia dall'86, se non per brevi incursioni che ti riportano al cuore. Com'è cambiata Foggia? Foggia è sicuramente migliorata, ha, per così dire, tirato fuori anche la sua anima più antica, quella storica, quella che meritava di essere valorizzata. Parlo appunto di tutto quel nucleo storico di Foggia che è stato tutelato, è stato destinato ad essere area pedonale, sono state ripristinate, recuperati tanti palazzi, ci sono ancora tanti palazzi da recuperare, ce n'è uno meraviglioso che è qui dalle parti appunto della cattedrale, che purtroppo sta cadendo pezzi, credo che si chiami Palazzo Celentano forse, ed è una meraviglia, e mi duole il cuore ogni volta guardare questo palazzo che man mano si screpola, si sciupa. Spero proprio che non crolli e che invece ci sia questa voglia di recuperare anche un pezzo della propria storia e dei propri gioielli anche a Foggia. Milano è la città delle opportunità e tu l'hai saputo cogliere. Noi ti ringraziamo per averci concesso questa intervista, consigliamo ai nostri lettori, anzi ai nostri telespettatori, la lettura del testo Come bella la città, e speriamo di incontrarci presto. Buonasera Massimiliano. Buonasera a voi e grazie. Da Mitico Channel è tutto, ringraziamo la direzione artistica del Foggia Film Festival per averci permesso di fare questa intervista con Massimiliano.